Salve, care amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan e in questa occasione vi voglio rivelare un segreto che ormai tutti sanno. La Terra è piatta, è quadrata ed è cava, nonostante gli scienziati, i politici, i mass media, i massoni vogliano dire il contrario, cioè che la Terra è rotonda, solida, sferica, circolare e che al centro del mondo c'è il Sole. Invece voi, tutte e tutti, cari amici miei, sapete benissimo che mi sto filmando col mio vecchio tablet. Vediamo come va. Sapete tutti che la Terra è piatta. Infatti una dimostrazione ne è proprio la politica italiana, che è piatta perché non ha contenuti, argomenti, quindi è vuota, ed è quadrata perché è schematica, perché anche nel rinnovamento non propone nulla di nuovo. Quindi, se quello che va bene in un luogo deve andare bene anche in altri luoghi, basta studiare la geopolitica italiana per vedere come non ci si può ingannare. La Terra non è sferica, solida, ma è piatta, quadrata e vuota, proprio come la geopolitica italiana. Care amiche ed amici, care signore e signori miei, perché la geopolitica italiana è piatta, scialba, squallida. Adesso si voterà a marzo, ma non so per chi o per cosa. È vuota, vuota di contenuti, vuota di concetti, vuota di ideali, vuota di idee. È un contenitore senza contenuto ed è un contenuto senza contenitore. Ed è quadrata proprio perché è quadrata. Non è fantasiosa. Quindi questo è una dimostrazione di come questa cosa è una dimostrazione di come la Terra sia piatta, perché è abitata da persone dalla mentalità appiattita, come i politici italiani, perché la Terra è cava o vuota, proprio come il cranio dei politici e degli amministratori italiani, che è vuoto, che è piatto, e quindi che è quadrata la Terra, proprio come i politici italiani che sono quadrati, tutti tagliati con la stessa forbice, tutti della stessa stoffa, e chi più ne ha più ne metta. Adesso, se mi volete contraddire in questo, che la Terra non è quadrata, non è piatta e non è vuota, non ci avete ragione. La Terra è quadrata, piatta e vuota, proprio come la classe amministratrice italiana, che vi ho già elencato le ragioni per le quali almeno la nostra geografia è piatta, quadrata e vuota. Per la nostra classe amministratrice e dirigente che nessuno vota, per i politici che si sostituiscono, ma sono sempre gli stessi. E quindi, se la nostra geografia socio-economico-culturale geopolitica è quella, anche il resto del mondo sarà piatto, quadrato e cavo, vuoto, perché vuol dire che i politici sono in tutto il mondo come in Italia, piatti, quadrati e vuoti, piatti, scialbi, quadrati nel cervello, nella forma di pensare, nella formazione, e vuoti di contenuti e di idee. Allora, spero che l'abbiate chiara questa cosa sul perché la Terra è piatta, quadrata e vuota. Basta uscire per le strade d'Italia, in ogni città, vi scontrerete con dei politici e vi raffronterete con dei politici che sono piatti, quadrati e dalla testa cava. Per cui, se la Terra è come la gente
che vi vive, inevitabilmente la Terra, almeno dalle nostre italiche parti, è piatta, quadrata e vuota. Con questo ho concluso la mia teoria, sul perché la Terra è piatta, quadrata e vuota. Perché la Terra riflette il popolo che vi vive. E nelle nostre italiche terre, isole comprese, la gente vota per politici piatti, quadrati e cavi, dalla testa cava. Quindi evidentemente i politici venendo dalla popolazione sono uguali a chi li vota. Vorrà dire che anche chi vota i politici è piatto, quadrato e vuoto. Vi saluta il vostro Satan Chan, grazie per seguirmi. Se questo video o altri vi sono piaciuti, mi raccomando, condivideteli, aiutate questo canale a crescere. Spero che questo video, chiaramente ironico, vi sia piaciuto. Date like e mi raccomando, aiutatemi a superare le 5.000 ore di visualizzazioni all'anno. E YouTube mi deve 70 dollari. Fate in modo, condividendo i miei video, che arrivino a 100 dollari e mi paghino. Grazie a tutte e tutti, amici. Mettete like ai video miei che vi piacciono. Commentate questo ed altri video per farmi sapere cosa ne pensate. Condividetene il link, così si aumenteranno le visioni del canale di YouTube Santen Chan nel quale state guardando questo video. Arrivederci e grazie.